Ciao a tutte, ciao a tutti! Ho avuto un attimo di esitazione all'inizio, mi sto sempre ammazzando la testa perché non sapevo se era partito il rec. Facciamo un balzo nel passato, nel lontano 2013, quasi 5 anni fa perché sto parlando dell'aprile del 2013, quando a un certo punto mi sono resa conto che stavo accumulando troppo make-up o make-up, come vogliamo dirlo, a seconda di dove vogliamo mettere l'accento, e così. Buttai in un sacchettino, che era un sacchettone, tutto il make-up scaduto, che puzzava, eccetera, eccetera, e decisi di truccarmi solo con le cose che avevo, appunto, vietandomi, tra virgolette, di fare nuovi acquisti. E così ho fatto per veramente molti anni, quindi 2014, 2015, 2016, certo. Non vivevo in un campo di concentramento, passatemi questa bruttissima battuta, però... voglio dire, mi sono veramente, ho attivato una spending review seria. Quel video in cui vi facevo vedere l'immondizia che andavo a buttare non è certo paragonabile ai video di decluttering che vediamo oggi, anche perché io buttai del make-up per poi utilizzare davvero per anni solo quello che avevo, tranne qualche piccolo acquistino qua e là. I video di decluttering che vediamo in quest'ultimo anno sono video di persone che o per lavoro o per diletto personale accumulano quantità mostruose di make-up, cassettiere ma mobili, non il cassettino che ho io sopra l'asciugatrice, ma cassettiere, e buttano rossetti, ombretti, palette, anche molto costose, mai nemmeno utilizzate, anche perché abbiamo tutte quante, a quinto, sì, da quanto posso notare, due occhi, un naso, una bocca, due guance e un viso, quindi non è che possiamo utilizzare più di tanto make-up in una vita. Quindi, tutto questo per dire che facciamo un make-up nel cassetto Gabri 2.0 versione Reloaded 2018, visto che è il video che avete richiesto di più. Vi farò vedere alcuni pezzetti con la E stretta e quasi triestina, pezzetti storici, archeologici che ho utilizzato nell'ultimo mese. La porta si apre, sta entrando una bestia pelosa, eccolo qua, ne vedete un pezzo? Non c'è, vabbè, lasciamolo nella sua privacy perché è giusto, io rispetto non solo la mia ma anche la privacy degli altri. Allora, a meno che non decida di venire in braccio improvvisamente. Dunque, primo, da cosa iniziamo? Iniziamo dagli occhi. Allora, matite, sempre lei, matita Wycon Long Lasting Eyeliner mi sembra che si chiami, io la uso nel colore... insomma, marrone, mi sembra il numero 16, brown coffee qualcosa, che adoro. Siete fortunate perché ho fatto la punta stamattina, è questo marrone piuttosto scuro che scalda molto l'occhio. Mi metto così, questa è la seconda in realtà che utilizzo nel corso della mia vita cosmetica, la prima ormai l'ho finita, però questa devo dire che l'ho acquistata, penso, un anno e mezzo fa, e la sto ancora portando avanti. Del resto la sua scadenza è di 36 mesi, quindi altro anno e mezzo già possiamo fare. Io non uso moltissimo la matita sugli occhi, anche per questione di tempo, come dicevo nell'ultimo video, la mattina sono una zombie, quindi de grazie se mi riesco a mettere un mascara e un rossetto, è già una grande festa, quindi figuriamoci la mattina. No, sopra la stampante no, però. Attila, vai giù. Quella roba nera sopra la stampante era il gatto, ok. Quindi lei, questo video sta diventando veramente... non è troppo palloso? Ma io provo, vado avanti. Ottima, questa è tra le matite che io ho provato, e matite di alta fascia che ho provato, le Aqua Eyes di Makeup Forever. Tra le Aqua Eyes di Makeup Forever e queste, le Wycon Long Lasting, quelle fatte così, con la cosetta finale colorata, molto meglio queste, decisamente sì. Scrivono bene all'interno della rima dell'occhio, tendono a non sbavare, durano un sacco, quando si fissano rimangono lì, non sbavano, e chi più ne ha più ne metta. Altra matitina che inizialmente non mi piaceva, poi nella vita si cambia. Quando l'ho acquistata, ma penso millenni fa, lei ha un PAO di 24 mesi, di chi sto parlando? Della Essence Gel Eye Pencil Waterproof, e io ce l'ho da molto più tempo, molto più di 2 anni, io penso da almeno
3-4 anni, quindi, e va ancora, non mi brucia all'interno degli occhi, forse la dovrei buttare, però è un bel nero, diciamo che quando l'acquistai 4 anni fa, 3-4 anni fa, non mi piacque moltissimo. Meglio che usciamo da questo impasse del passato remoto, perché io non sono abituato ad utilizzarlo nel mio parlato quotidiano, quindi ho il terrore di coniugare il verbo in un modo piuttosto ignorante, il che non mi piacerebbe granché. Comunque, nel corso degli anni, ovviamente, ho invecchiata lei, sono invecchiata io, siamo invecchiate bene insieme, si fissa, non brucia, scrive bene, un bel nero, a questo punto consigliata. O la tenete là, è come il vino, la lasciate invecchiare, la ripescate dopo 3 anni, vai dare le sue soddisfazioni, oppure non lo so. Ah, premetto, ho la maglia Monday, un chiaro plagio preso dai cinesi, però non è Monday, ecco, chiusa parentesi, andiamo avanti. Altro stick ombrettino, iniziano così a comparire delle strane tracce di eyeshadow, di ombretti. Attila? Ehi, vuoi scendere per cortesia? Bene, lo vedremo camminare sulla libreria per tutto il video. Matte Stick Eyeshadow Waterproof di Deborah. Un bel prodottino che io ho nella colorazione non si sa. Ho sentito una cosa muoversi. Benissimo, manca solo che salti sul termosifone. Non lo so. Ah, lo 01 c'era sul tappino, che è questo taupe. Questo è un colore che mi salva, che sembra un po', è proprio taupe, proprio grigio topo, un grigio topo mixato a marroncino spento, che però la mattina ti salva, quando veramente hai bisogno di darti una parvenza. Oggi ho una giornata particolare, strana, in cui io ho un po' di ombretti, la matita, il mascara, la tinta labbra, oggi giornatona, perché mi sto forzando ad andare a dormire prima la sera e ho dei timidi risvegli di amor proprio durante la mattina. Ecco, questo, in questi timidi risvegli di amor proprio, è un ottimo prodotto. Forse lo preferisco addirittura ai Kiko, quindi forza Deborah, sei tutti noi, un altro brand italiano, gran bel prodottino, ma questo è inutile che ci spenda più di tanto, che ci spenda più di tante parole, perché lo conoscete meglio di me. Andiamo avanti molto velocemente. Allora, per quanto riguarda le labbra, ho rispolverato questo Revlon Color Burst. Scusate, che paura che... Puoi per favore scendere dalla libreria? Questo mi ribalta tutti i libri addosso in questo momento. Questo mattitone, questo matte balm, effetto appunto matte, che voi vedete in fotocamera di un rosso vivo, in realtà un bel rosso spento, portabilissimo anche al mattino, che ho usato molto sotto le feste, ha un finish molto impercettibile, si fissa, dura a lungo, un effetto matte, unico problema, questo io come lo tempero? Cioè, anche perché così sbordo, quindi lo sto... Allora... Io avevo chiuso la porta, ecco perché la chiudo, lui invece l'ha aperta e sta creando i disastri. Chiedo scusa se ho alzato la voce, però con questo gatto bisogna avere, specialmente lui capisce che io sono femmina ed è molto 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 maschilista. Un giorno vi racconterò che cosa devo subire da questo gatto. Ok, e cosa sto dicendo? Questo come lo tempero, quindi sono destinata a metterlo con un pennellino. E quindi va da sé che la mattina che io mi metta lì a colorarmi le labbra con un pennellino, voglio dire, quantomeno fantascienza, oserei dire. Però questo prodotto è fantastico, lascia anche questa frescura sulle labbra, questa sensazione mentolata, molto piacevole, certo molto più... Allora, è molto più piacevole d'estate, occhio che ritorna sulla stampante. Però è veramente un bel prodotto. Io non so se sia ancora in commercio, credo di sì. Oh. Respiriamo. Comunque, se fosse ancora in commercio, ve lo consiglierei. Un amore che si ripropone continuamente nel corso degli ultimi anni, che io finisco e ricompro, e tutte le volte che lo indosso c'è un sacco di gente, proprio platee, spalti che si alzano e urlano: Gabri, cos'hai sulle labbra? E lei, la matita, labbra, lip liner, long lasting di Essence, mi prude l'orecchio, che cosa vuol dire?
è A Girl's Dream, la numero 06, ed è lei, fantastica, Matti, eccola qua, è finita, vedete quest'ultimo puntino, e poi toccherà andarla a ricomprare, perché è ottima, bellissimo colore, si stende bene, si fissa, morbida, non secca le labbra, insomma questa matita è una figata, uno dei migliori prodotti che io abbia mai trovato in tutta la mia vita. Poi, andiamo velocemente, per quanto riguarda blush, bronzer, questo reperto di Pupa ripescato, preso in un outlet, non mi ricordo neanche quanto tempo fa, Shine, bronze and shine, è tutto rovinato, l'etichetta non si capisce, comunque lui, non uso questa parte illuminante, ma come si può vedere, questa parte di bronzer è bella che scavata, e siamo quasi alla sua fine, quindi sicuramente Pupa per quanto riguarda bronzer e terre, mi dà sempre le sue soddisfazioni. Certo, di quei prezzi che Pupa potresti anche un po' abbassare, perché ti dovresti rendere conto di essere Pupa, non di essere qualcun altro, anche perché fai prodotti da Pupa. Vabbè, andiamo avanti, mi sto incartando. Comunque, bello, proprio pulito, sempre molto pulito. Questo lo prendo, lo toccaccio con le mani sporche di fondotinta, insomma, non pretendete da me di vedere dei prodotti lindi e puliti, comunque molto carino. Poi, per quanto riguarda, anche qui, gli ombretti, questa palette storica e vecchissima e pulitissima, anche qui, di Sephora, qui riconosciamo questo serpentino, come si chiama questa palette, non lo so, so solo che ha un paio di 6 mesi, quindi avrei dovuto buttarla tipo 2 anni fa, quindi proviamo a vedere così, questi sono i prodotti, gli ombretti, è fatta di 6 ombretti, vi prego fatemi chiudere la palette perché sto cascando dallo sgabello. Questo è il prodotto occhi che ho rispolverato nel mio make-up nel cassetto, ed è un panna matte che scrivucchia, un grigettino, dei bronzi e un violetto. Ecco, questi sono colorini che la mattina velocemente, l'avvicino ancora un po' di più, possono andare anche con la mano, io non so se voi fate come me, quando siete in piena fretta e disperazione, con la mano vengono di quelle sfumature che nessun pennello riuscirebbe a fare, quindi la disperazione che cosa muove? Necessità fa virtù. Poi chiudo con 2 smalti, perché sì, introduciamo anche gli smalti, è stato il mio periodo blu, come avrete notato negli ultimi video, forse per le più scaltre osservatrici, avevo le unghie belle tintate del blu sovente, ed erano questi qua, questo della L'Oreal, che è Color Rich Blue Dreams 436, ed è lui, questo blu che sembra blue jeans, oggi sono effetto nude, perché volevo togliermi un po' di colore dalle unghie, ero stufa dopo tutto questo blu, e questo, che spero voi non vediate verde, ma è una specie di ottanio, un Lasting Color Gel di Pupa, lo 057. Eccolo qua, molto carino. Questi sono stati i 2 blu, bluette e ottanio, che avete visto sulle mie unghiacce nell'ultimo mese, che è l'unico mese in cui ci siamo viste del resto, perché io ricompaio dopo 2 anni. Bene, detto questo, ritorno a respirare. Io ho fatto veramente anche oggi salti mortali per riuscire a registrare questo video, che non so come sia venuto, non so se sia stato all'altezza dei vecchi make up nel cassetto. Comunque io vi bacio, tento di caricarlo stasera, massimo domani, e niente, ci vediamo alla prossima. Adesso vado a cercare di capire, lui è qua, non l'avevo visto, ciao. Sì, adesso vado a occuparmi della bestia, vi do un bacione e speriamo di vederci alla prossima, sempre, chi lo sa. Io non lo so, figuriamoci voi. Ciao a tutte, bacione.